Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Torniamo a parlare di Galahorn e torniamo a parlare di dungeon, perché qui dentro c'è ancora qualcosa da prendere. Dopo aver fatto la quest del lanciarazzi esotico, questa è la volta del catalizzatore del Galahorn, che aiuterà decisamente tanto, soprattutto in fase di DPS. Quindi in questo video andiamo a vedere come prenderlo e cosa fa. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale per rimanere sempre informati sul mondo di Destiny, con guide e news su tutto l'universo di Bungie, e di lasciarmi un like se il video vi è piaciuto o vi sarà utile. Allora, cosa fa il Catalyst del Galahorn? Molto semplice: aggiunge un colpo al caricatore, ciò vuol dire che potremo sparare due razzi consecutivi, che permetterà di fare veramente molto, ma molto danno in poco tempo, quindi una delle alternative migliori per fare burst damage. La seconda parte permetterà al nostro lanciarazzi di far spawnare un altro razzo dopo una kill, che ne aumenterà anche il danno, quindi questo è sicuramente un ottimo perk per fare pulizia dei mob. Quindi un catalista tutto tondo che ci permetterà di fare più danno ai boss, ma anche di pulire più in fretta. Quindi in generale direi un ottimo catalizzatore. Però come possiamo ottenerlo? Anche qui non sarà niente di super difficile, siamo di nuovo dentro il nuovo dungeon, la morsa della cupidigia, e qui dovremo trovare un nemico molto particolare. Stiamo parlando del famoso Randall the Vandal, altro personaggio iconico della saga ormai, sin dai tempi di Destiny 1. Questo nemico comparirà in tre posti specifici dentro il dungeon, e con lui dovremo aprire tre casse. Vi ricordo che qui sul canale trovate la guida completa al dungeon e alla quest del Galahorn, se ancora non lo avete preso. Trovate il link qui sotto in descrizione o nella scheda qui in alto che comparirà in questo momento. Allora, la prima volta lo incontreremo subito dopo l'entrata, quando scendiamo nel sottosuolo. Qui sulla destra troveremo Randall, che avrà vita a più di un boss praticamente, ma l'obiettivo non sarà quello di ucciderlo, bensì dopo un tot di danno che lui subirà, dropperà il famoso engramma che vedremo, insomma, che abbiamo imparato a conoscere durante tutto il dungeon. Questo engramma ci darà il solito debuff che dovremo usare per aprire una cassa nelle vicinanze. Esattamente qui dovremo tornare indietro e salire qui sopra. La cassa ci dirà che avremo recuperato dei frammenti rubati, e all'interno del team basterà che solo uno faccia questo procedimento. Ne sono abbastanza sicuro, perché nella run in cui io ho preso il catalyst ho saltato una cassa perché avevo perso il buff durante la run. Però, naturalmente, se volete stare sicuri, fatelo tutti quanti, giusto così per non sbagliare. Seconda cassa la troveremo subito prima del primo boss. Randall sarà impossibile da non vedere, perché praticamente ci sbarrerà la strada. Fategli un po' di danno e prendete il buff con l'engramma. Proseguite avanti oltre il condotto, e quando ci sarà da saltare per andare oltre, giratevi a destra e saltate su questa sporgenza per prendere la cassa con il secondo frammento. La terza cassa invece sarà nella zona dello scudo caduto, però bisognerà finire prima lo step e non andare avanti. Quindi una volta che avete disattivato lo scudo, girate il portale centrale e tornate sull'isola di destra. Qui troverete il signor Randall ad aspettarvi e dovrete fare praticamente la stessa cosa. Un po' di danno, lui dropperà un engramma, e la cassa però non sarà lì vicino ma sarà sull'isola centrale, quindi a questo giro dovrete essere leggermente più veloci. Usate la super se volete, o preparatevi un portale prima, in modo che potete fare appunto questo pezzo di strada nella maniera più veloce possibile. Questa cassa finale vi darà il catalizzatore, non avrete bisogno neanche di finire il dungeon se volete. Per proteggere il Galahorn non dovrete fare altro che fare uccisioni, dovrebbero essere circa 400, quindi solito posto Shuroshi secondo me è la migliore opzione, in modo che potete ricaricarvi le pesanti quasi istantaneamente grazie alla bandiera, oppure potete utilizzare qualsiasi altro metodo che a voi piace. Ora tocca a voi, fatemi sapere qui sotto nei commenti, come sempre, come vi sembra alla fine questo Galahorn, se lo state usando e se lo state trovando soddisfacente soprattutto. Io come sempre spero che il video vi sia stato utile, e noi ci vediamo alla prossima.